I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Cominciamo bene, ragazzi, cominciamo proprio bene. Ah, andiamo bene, aia. Quasi da base Radio Verità subito. Però tu non ti sei reso conto che hai vestito, perché è la giusta parola, le cuffie del Previ, che sono a collo alto. Ecco, è per quello che ti sbattono su un altro. Dovete sapere che è Previ, le cuffie sono di vari modelli, certo. No? Lui uno pensa a due, tre altoparlanti, no. Le usa a collo alto. Lui le usa praticamente il lupetto delle cuffie, il dolce vita delle cuffie. Dove devi infilare la testa. Fatica, l'Alan Ford delle cuffie. Tutto questo per dire che ho pestato il filo e me le sono dato violentemente sulla fronte. Fortunatamente il microfono era ancora spento. Cioè, meno male. Salutato la giornata nel migliore dei però modi. Le orecchie di Veronica erano accese. Però, buongiorno, Vero, buongiorno. Buongiorno. Ha detto ti sei fatto male. Sì, perché mi è capitato la scorsa settimana. Io silenziosamente non ho detto nulla, però ho messo sui il denti. Labbro. Sul labbro, sono stata malissimo. È un lavoro pericolosissimo. Accidenti. Ma io per quello che uso quelle vedi con un cavo solo. Dove sono i sindacati? Esatto. Salutiamo anche Laura Stelline che è a Milano. Buongiorno Pat. Il primo messaggio che abbiamo ricevuto al 342-00-00700 è: occhio trio che Florenzia e Prisco sono stati bravissimi. E infatti noi siamo tornati immediatamente al vostro capezzale, così a tenervi la manina già alle 7.35. Lo hanno fatto in maniera straordinaria i Vitiellos. Buongiorno Nicola, buongiorno Gianluca. Mi è piaciuto molto l'intervento che riguardava la fortuna legata a tutto quanto un discorso, quello che ha la fortuna, che ha buttato fortuna con la fortuna. Ma quello con l'oroscopo o senza oroscopo? Sai, c'è fortuna oroscopo e fortuna senza oroscopo. No, guarda, capito, quello stiamo facendo, ma fare un ma adesso mi dice, ma ho fatto quello che cosa? Un leone o sagittare? Ma che le stiamo facendo? Ma non sto capendo. Non ho capito. A chi stai bene? Lo stiamo buttando per cacciare. Beh, un po' in cacciarona. Butta fortuna. 342-00-00-700, dicevamo, riprendiamo l'abitudine che è quella. Voi fate e noi ascoltiamo. Lanciate la sigla. Pronto? Oh, Apollo, ciao! No, sono tornati. E no, come stai dentro? E devi uscire. Digita la password. Ah, non puoi che non c'è le. E becca la password. È facile, questa qua la dico io. La password è sigla. Sigla! Lunedì 11 marzo 2024, questa è Radio DJ. Canta la Patri! Buongiorno! Va tutto bene! Va gonfie bene! Trio Medusa! Motocicletta, riesci a capire, tipo tutto a posto. C'è il trio Medusa, quindi you don't stop. Canzoni travisate, sembra che chi piotta. Tre culattoni, una quota rossa. Pink Floyd, ora senti come suona. Comincio la mattina, tutti culo la balena. Come dice Lino, porca puttana. Va tutto bene, va gonfie bene. Il trio Medusa. Medusa l'ascolto, bentornati da parte di Giorgio, Gabriele, Furio. Grazie Patrizia, hai fatto il gesto come a dire adesso tocca a voi. Beh, insomma, siamo stati una settimana, non quattro anni, anche se non mi viene come si dice la parola per ma dire sei stato sei giorni, come neanche dice una voi? Settimana come dice voi? Radio, uguale. Tutto il mondo si dice radio. In tutto il mondo radio si dice DJ. permettetemi di salutare i tantissimi, le tantissime ascoltatrici incontrate appunto in quel di New York dove vado ogni tanto a trovare mia figlia che vive lì, e che la prima cosa che mi dicono: oh trio, quanto mi manca Radio DJ. E noi forse questa cosa la sottovalutiamo, perché tu sei a casa, prendi, accendi la radio e dai, sì, un po' scontata, facile. Ma per i tanti expat, ormai diciamo che è un termine sdoganato, no? Cioè che quello che indica l'italiano che vive per un periodo, poi non neanche per tutta la vita, anche per motivi di lavoro, stai fuori, certo. Trasferte, esatto. Di mesi. Ecco. Se sei abituato ad ascoltare Radio DJ, è un problema, ma soprattutto il problema è il fuso. Come ti tari col palinsesto di Radio DJ? Perché il tuo palinsesto della tua vita italiana non è quello della tua vita all'estero. Cioè, facciamo un esempio pratico, appunto, in America, New York, adesso sono 5 le ore, perché domenica c'è stato il cambio di ora, però sono 6 mediamente le ore, quindi tu ti svegli alle 8 e sono le 14, quindi fondamentalmente inizia ciao belli, no? Giusto, finiscono Vic e Mario, inizia ciao belli, che non è proprio il programma, cioè per carità, però è della sveglia. È un inizio un po' fortino. Beh, è un programma, sì, è una sveglia, molto più sveglia della nostra. A schiaffoni. Se sei dall'altro lato, per dire, invece è ancora più complicato.
bloccato. Cioè, ti svegli con un problema. Chi ci ascolta dall'Australia, infatti, per dire, è che sono... adesso sono le, saranno 11 ore. Guarda, io so che alle Hawaii erano 12 ore secche. Ah. È l'unico in Australia posto... sono le 17.38. Beh, dai, è il pomeriggio. Però per dirti, non siamo un programma da 17.38. Noi siamo quindi da 7, la pina sarebbe quando è la loro mattina. Certo. La pina è perfetta. Oggi non so se riusciamo a fare in tempo, ma domani magari chiamiamo qualcuno e sentiamo come si è organizzato con il palinsesto. Saluto Francesco. Qualcuno dall'estero, ricordiamo, c'è qualcuno che sta dall'estero, che si organizza la vita in base al fuso e in base però anche al palinsesto di Radio DJ. Saluto, guarda, il primo giorno ho incontrato Francesco, che è lì, e lo dico questa cosa, e c'è diciamo un interesse da parte del Trio Medusa, che è lì a commerciare con l'azienda di famiglia vino, il Brunello di Montalcino. Francesco, sei stato citato, sappilo, che mi ha detto: io adesso devo tornare in Italia, mi manca moltissimo non solo Radio DJ ma i miei ritmi, no? Cioè il fatto di svegliarmi è... e quindi ha detto: dal primo settembre io torno, non fate scherzi. Francesco, mo vediamo un attimo. Primo settembre. Che giorno è poi? Non è che uno proprio. Noi iniziamo di lunedì sempre. Noi facciamo qualcosa per te, tu fai qualcosa per noi. No, Francesco. Però ci devi convincere tanto. Cioè, primo settembre. Secondo me torniamo intorno al 3-4. Vorremmo tornare in brilli. E quindi. Allegri. Se tanto mi dà tanto. Abbiamo salutato tutti. Sì, l'abbiamo sentito nel laccio della sigla, c'era anche Pollo. Guarda, Patrizio, è tanto sorridente perché è felice. È arrivato un primo pacchetto per Pollo, giusto? Vero, sì, diciamo che la situazione sta degenerando. Esatto, però... e la colpa è solo tua. Sì, però ti sta scappando di mano. Sono arrivati dei doni per Pollo. Mi ha fatto molto piacere, sai cosa? Che nessuno mi abbia chiesto di lui, ma nessuno. Iniziamo proprio dall'inizio. Quello all'inizio, l'alfa, chiaramente. Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. E vai. 742, questa è Radio DJ, cioè chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa, tornata all'Ovile, quindi in diretta dallo studio Merisi. Abbiamo ribattezzato lo studio di Roma, il famoso studio Merisi, sembra tutto affrescato, sembra una roba aulica quasi. E tanti messaggi degli expat, di persone che senza DJ non riescono a stare in giro per il mondo. Buongiorno Trio, com'è bello che siete tornati. Beh, io sono una expat in Spagna e meno male che c'è l'app di Radio DJ, tutte le mattine mi fate compagnia. Però lì non c'è fuso, c'è poco, forse un'ora. No, dipende dall'ora, se tutta la storia in Spagna, no? Che ha questa particolarità di avere le giornate sfasate. Un po' sfasate, sì. Perché hanno il vecchio fuso che aveva Franco quando si era allineato con Diego Berlino. Però comunque, alla fine, insomma, non è tanto la differenza. No, noi vogliamo parlare con quelli che sono costretti. C'è un caso particolare, come si chiama l'amico in questo momento? Piero ci sta ascoltando da un bus che lo sta portando all'aeroporto di Phuket per Kuala Lumpur. E già lì sono tanti. Lì è tanto. Ma come fa col wifi? È ricco Piero, perché lì credo che o avrà una scheda, oppure non lo sa. Esatto. Lo scoprirà a fine mese. Piero, occhio al roaming, occhio. Chissà come si organizza con il roaming un expat che in realtà proprio expat non è, perché però ogni tanto va. È tornato, credo, in mattinata, forse ieri da Jebba, l'ottimo Carlo Vanzini. Buongiorno Carlo. Ciao, buongiorno a tutti. Bentornato. Quanto fuso c'era con Jebba? Poco, mi pare, no? Un paio d'ore? No, sì, 2 ore, però c'è una caratteristica a Jedda. Io ho detto Jebba. Jebba. Però, non ti correggo perché non si sa mai che si dica proprio Jebba. Jedda, certo. Che praticamente fino alle 2-3 del pomeriggio è tutto chiuso. Nel senso che fa talmente caldo la mattina, ma già adesso si sta bene, però noi siamo andati anche a visitare la città patrimonio dell'UNESCO, no? la cittadina vecchia di Jeddah, il centro storico, diciamo, e non siamo riusciti a trovare da mangiare fino alle 2, poi siamo andati in circuito perché poi iniziava alle 8 del locale avevamo il gran premio, e quindi anche i negozi aprono molto con calma, quindi fino a mezzogiorno, diciamo. E a che ora chiudono, Carlo? La notte tarda? Poi guarda, fino all'1, alle 2 di notte ci sono tutti i negozi aperti vivono con seguono un po' la temperatura, poi questo periodo si sta molto bene.
però seguono la temperatura. Quindi poi ci organizziamo con il wifi certo, rubando dai telefoni degli altri, no? Carlo, noi saremmo rovinati lì, perché il nostro grande ascolto è diciamo di persone che si dormono, svegliano, tutti, vanno al lavoro lì, se dormono tutti capirai, è la fine, cioè, la fine. Però vedi che non mi siete sul pezzo tecnologico, però perché? Dici. Perché adesso esistono le SIM. Tu fai un contratto inizio stagione, quando arrivi in un paese in automatico certo, entri su una SIM locale e vai in roaming ma perché tu sei uomo di mondo, tu giri per il mondo, conosci tutto, per magari chi deve partire è un'ottima idea. Sì, tra l'altro sono SIM virtuali, no? Sì, quindi è abbastanza facile. Carlo, parliamo invece non tanto del risultato, che ormai sembra un copia e incolla, quindi non ti offendi se non parliamo dei gran premi da qua fino a Bologna. No. Il grosso rischio che quest'anno sarà ricordato come l'anno prima che arrivi Hamilton e Ferrari. Ora, questo è l'anno. C'è una stagione ancora da correre, ma probabilmente però, giriamo già pensando però, comunque vabbè, il risultato ormai è stato omologato, acquisito, ma ci incuriosisce quello che sta capitando in Red Bull. Sì, allora, risultato acquisito sì, ma sì, Ferrari in grande crescita, vediamo. Le curve di sviluppo se andranno a convergere o se continueranno a mantenere questa distanza, poi questo lo scopriremo. Red Bull è un terremoto nel senso che un giorno c'è uno scenario, poi ti svegli il giorno dopo e ce n'è un altro, poi ti svegli il giorno dopo ancora e ce n'è un altro. Carlo, rapidamente, proprio 20 secondi, che cosa è successo? Che praticamente diciamo l'uomo più forse che ha creato il cambiamento della Red Bull Formula 1 ha avuto cose sue perché nella vita privata degli altri non entro. Tutto ciò è stato spiattellato al mondo. Il 2 febbraio era già licenziato, invece con un'inchiesta esterna è stato assolto. Da lì è ripartita l'inchiesta dall'altra parte. Intanto il papà di Verstappen dice no, se ne deve andare, difendendo la ragazza coinvolta, perché poi ricordiamo tutte le parti coinvolte. E io mi sto ben lontano da giudicare tutta la situazione. C'è un'indagine, quindi non siamo i giudici, c'è un'indagine. Allontanata questa persona, Jos Verstappen, che sta con questa ragazza, nel senso di la difende, e dice che se ne deve andare a Horner. Poi poco prima del Gran Premio Helmut Marko, che è il guru dei piloti e nonché scopritore anche di Max Verstappen, se ne andrà lui e verrà allontanato lui. Max Verstappen arriva e dice se ne va lui, vado via anch'io. E poi poco prima del Gran Premio il capo austriaco, perché quello thailandese ha difeso Horner, ha detto no, tutti sereni, stiamo tutti bene, andiamo avanti così. Ieri sera è uscita, Horner verrà licenziato prima di dell'Australia. Stamattina quell'articolo è già, non l'abbiamo ripreso perché è un sito non di riferimento, quell'articolo, vado a vedere, è stato cancellato. Quindi, è un caos, è l'unica situazione che grossa che sta minando sicuramente quell'ambiente. Però dal punto di vista sportivo non è intaccato nulla. Vediamo cosa accadrà nei prossimi Gran Premi. Appuntamento quando, Carlo, e dove? Tra 2 weekend in Australia vediamo. Dagli di Simmel in quel caso. In questa polemica di cui sei stato bravissimo a sintetizzarci, come dire, i momenti salienti, sono entrati addirittura gli U2, perché The Edge sarebbe il suocero del fratello della ragazza coinvolta in questo scandalo. È una soap. Lasciamo stare, va, facciamo parlare la musica, che è meglio. Grazie a Carlo. Ciao Carlo. Sì, chiaramente una soap opera con risvolti anche economici, perché c'è un boicottaggio del prodotto, soprattutto negli Stati Uniti, dove appunto gli U2 sono entrati a gamba tesa. Sembra anche per questo legame sentimentale da parte appunto di The Edge con la persona coinvolta, con questa ragazza. Non solo, stanno scrivendo un pezzo veramente, Don't Be Horny, Be Christian. Non è una battuta, sta per uscire probabilmente un brano dedicato alla questione. E lui invece, il diciamo patron della Red Bull, è sposato con Jerry Halliwell. E quindi il patron è
il principal, come dire, il responsabile Formula 1, allora, della Red Bull. Io di tante cose non so nulla, ma sulla Formula 1 non so proprio niente. È facile, il Jean Todt della Red Bull. Se non fosse adesso c'è Vasseur, come hai detto, sbagliato. Quindi non solo l'inglese non sai nessun'altra lingua. No, il francese lo so benissimo. Sentiamo come lo pronuncia Enrico. Enrico, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Dice quindi devo pronunciare Jean Todt. Jean Todt. Sei un po' Christian De Sica, ma sei efficace, bravo. È un po'... non è che non vengono quasi più i francesi qui, vengono pochissimi. Zero. Vengono pochi. Senti Enrico, a proposito di poco, non abbiamo tanto tempo, allora questa settimana mettiamo in pausa il fantameteo alla ricerca di una regola capziosa che ti faccia perdere ogni tanto. No, ma incattare, anche dai. Perché c'è un'allerta meteo seria ancora sul nostro paese, giusto? Sì, perché ci troviamo proprio nel pieno di un campo depressionario e quindi anche, l'avrete constatato, immagino anche voi, ticchettando stamattina al barometro come faccio io tutte le mattine, quindi tempo poco affidabile, diciamo così. Quindi al nord però la situazione va migliorando, qualche pioggia possibile ancora sulla Liguria. Al centro magari non adesso, però nel corso delle prossime ore aspettiamoci. Ragazzi, pure pioggia. Sì, sì. Enrico, non abbiamo tempo, non è tempo cronometrico. Così? Comunque pioggia in arrivo al centro sud, ecco. Grazie, perdonaci Enrico. Grazie mille, un abbraccio. Ciao. Hi Kaza Merhaba, Bull Trio Medusa. And you're listening to Radio DJ. Le 809, in effetti tutti abbiamo bisogno di una training season, soprattutto se ci alimentiamo con queste leccornie che vi ho portato dagli States. Ah, dire, tutta roba sana. Queste noccioline al burro d'arachide. Falle sentire, Patrizio. Tu le fai leggere quante calorie contiene? Non dire la marca, ti prego. Il sacchetto o la singola? Perché allora, io con scritto, una mi sento sazio. C'è scritto solo una frase che è total fat. Esatto. C'è scritto 8 grammi. Cioè, mi mette ansia sta cosa. Mamma mia, ragazzi, è una roba pazzesca. 342-0000-700 ci dicono: spiegate voi a mio marito che lo amo lo stesso, anche se non lo chiamo stamattina, perché non voglio perdermi un minuto della vostra diretta dopo una settimana di vostra assenza. Bentornati, grazie. Noi grazie mille per il messaggio. Bella scusa, brava. bell'idea. Sai che ascoltavo il trio, no, purtroppo no, le travisate che sappiamo, tutto. Che poi di che hanno parlato? Beh, hanno parlato di tutto. Ma sono tornati e poi hanno parlato di Oscar. E poi le travisate di Oscar. Buongiorno trio. Allora, possiamo dire Garrone non ha vinto. La gente lo seguiva per quello. Mannaggia la miseria. Peccato. Molto. Se non avete visto il film è bellissimo. Oppenheimer ha trionfato la 96esima edizione degli Oscar, 7 statuette su 13. Ma sto film è una bomba, pazzesca. Oltre al miglior film, quanto dura, vinto... ricordatemi, 3 ore. 3 ore e 20, te lo dico, però a me sono volate. Beato a te. A me sono volate. Sono volate. Anzi, se qualcuno ritrova un mio testicolo che credo di aver perso, uno me lo so perso. Se uno è vaccinato, sono scivolato. Ma te l'hai visto in danese? No, io l'ho visto in inglese, ma con sottotitoli in danese. A me piace andare all'estero, anzi, raccontavo, sono andato al cinema 4D. Cioè, voi immaginate, se avete presente quelli dei parchi divertimenti? Sì, però. Che si muove la sedia, senti l'odore. Che partecipi ti a tutti i movimenti. Anche un po' di mal di mare. Esatto. Dipende dal film. Esatto. Oppenheimer, quando esplode la bomba. Che succede? Io ho visto Dune 2. Anche lì. Posso dire una roba? Una fantastica cagata. Fantastica cagata. Per me, giudizio personale. E vabbè, altre sorprese brevi? Sorprese Mastone per Poor Creatures, che è stato un po' il film rivelazione di quest'anno, niente da fare per Matteo Garrone, l'abbiamo già detto. C'è Glazer, la zona di interesse, miglior film internazionale, quello che ci ha battuto. Beh, in qualche modo. Oggi si parlerà soprattutto di John Cena nudo. John Cena, come no? Ha annunciato i migliori costumi senza costume, nudo, certo. Ma completamente nudo. Cioè con era... il cartellino davanti alle pudenda, diciamo, e poi quando si è trattato di leggere il cartellino è stato coperto pietosamente. Era una citazione di una cosa successa nel 70.
74, se 74, sbaglio, David Niven, esatto. Perdonami, ma a parte l'assenza di Garrone, mi stai dicendo che non ci sono stati dati, non sono stati altri Oscar? Perché io ricordavo che un Oscar è stato dato. Senti. And the Oscar goes to... E qui sale sul palco lui. Quanta vleva Botassi è una donna. Sì, sono io. E sono una donna. Ma chi cazzo sei? Sono il carabiniere che ti deve accompagnare. Ecco chi sono. Voltati. Scusami. Questo è cinema, Pensavo fossi venuto per ammazzarmi. Non ho detto cosa lo faccio. Però contieni ancora e vedrai. Ti ho chiesto scusa. Che vuoi di più? Una dichiarazione d'amore? Fai uno sforzo per essere così simpatica o ti viene spontaneo? Ah, era una domanda. Ma come nessun Oscar per Alex l'Ariete. Nessuno. Non Alberto solo Garrone. E lei la Hunziker. La Hunziker, certo. E il miglior attore non protagonista, Gabriele Corsi. Certo. Voglio dire. Direi un cast al completo. E, no, se voi doveste dare veramente un Oscar di un film... Però per voi, che persona, solo voi capite, perché ognuno ha un film che dice, oh, gli altri non lo capiscono, ma per me è un capolavoro. Io ho la sinossi di un capolavoro del quale voi siete d'accordo con me, l'abbiamo visto insieme, lo cito sempre, ma secondo me va visto, Airbag. Airbag. La prima riga ti spiega il film, allora. Ossia festa di addio al celibato in uno dei più sensuali casinò della Spagna, in un bizzarro gioco erotico, si perde la fede. Ecco, questo. E voi dovete pensare, dove va a finire sta fede? Tu pensa allo sceneggiatore che è andato lì, ha detto mi è venuta una storia di una fede che sparisce, incredibile. Allora noi facciamo una cosa, veramente in poche parole, proprio in un messaggio da 15 secondi oppure veramente come se fosse, adesso non so più qual è l'omologo di Dix, un tweet, un ex, cos'è, ma che sa che sarà stessa cosa, un trez. La sinossi del film che secondo voi è stato sottovalutato, chiaramente, certo. Appunto per in maniera ironica, roba brutta, roba. Ricordate il libro che mi ha presentato qua, Filmacci, infatti c'era Alex L'Ariete. C'era. Allora. C'era anche sicuramente Parentesi Tonde del 2006. Parentesi Tonde? Sì, con Antonio Zecchila e Raffaella Lecciso. Parentesi Tonde racconta la trama, la storia di Vanessa, un avvocato di successo che decide di scappare dall'altare, un grande classico del cinema. Certo, sì. Partendo la ragazza conosce Emanuela e vari personaggi con cui passerà giorni felici. Fermi tutti, era solo un sogno. No! La costruzione. Però c'è il colpo di scena. Colpo di scena. Era un sogno. Alex L'Ariete l'abbiamo già accettato. Tutti lo conoscono. Impossibile. Colpo di scena era solo... No, non era un sogno. Era tutto vero. No, mannaggia. Pecunia non ho mannaggia. Ma voi l'avete visto Alba Chiara? No, 2008? No, Alba Chiara con la K. Tra l'altro un sacco di canzoni di... Certo, di tutto l'album. Certo. Trama basata sullo smarrimento di un adolescente. Però il problema è che si smarrisce anche un po' il film. Si perde un attimo. E non era un sogno. E non era questo non era un sogno. Era un incubo. Per fortuna però a salvare il film chiaramente c'è la colonna sonora di Vasco. A cominciare da questo pezzo che non vogliamo sporcare. Quindi vi salutiamo qui e non parliamo più. Dai, ciao. Sta iniziando. Seduti. Antosto al cinema. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Alba Chiara, Alba Chiara, per poi mettere noi che cantiamo sotto, per poi fare la marchetta di Don't Forget the Lyrics che torna stasera. Gabriele. Ciao ragazzi, bentornati. Ciao. Qua c'è un Helmut Marco anche tra noi, qualcuno che pubblica le nostre chat. Come fa a saperlo? Come ci è arrivato? Allora vi dico che non l'avrei mai detto, ma a questo punto mi dai la possibilità. Chi se l'è cantata? Ah, non lo so. Guarda, sicuramente se la canta un paese, questa sera alle 20:20 torna Don't Forget the Lyrics. Vi dico solo Bobby. Solo Bobby. Per far capire con chi cominciamo. Bobby. No spoiler. No, sarà veramente un'edizione clamorosa. Tutti su 9, cantate con noi. Lo sapete, insomma, è molto bello. Che sono atteggiamento tipo di Angelo, che è addirittura sceso dalla macchina a cantare. Siamo un popolo che vuole cantare. Tra l'altro, sapete che questa cosa di Don't Forget the Lyrics, vi raccontavo prima della diretta, la fanno live durante le partite dell'NBA. L'ho raccontato anche a Gianluca Gazzoli. La differenza è che lì cantano, che so, i Backstreet Boys e ci sono i Backstreet Boys. Vabbè, prima o poi dovrei Vasco in studio. Un po' di
e budget. Beh, sì, fisso ospite a questa edizione Don't Forget the Lyrics, Antonello Venditti. Sì, Antonello, sì. Il grande impegno. Nostro Antonello Venditti. Dillo bene, perché... Antonello Venditti, colonne sonore di film, vabbè, Notte prima degli esami, sì. Omonimo, certo. Beh, poi con Verdone immagino ci saranno state, no? Però forse non ha mai partecipato attivamente come attore, magari ha fatto un cameo, non lo so. Il cameo non lo so, colonna sonora ha fatto troppo forte, è proprio sua, troppo forte. Notte prima degli esami, giusto? Però quella è presa dal suo disco. Troppo forte la colonna sonora scritta da lui. Però comunque Academy, gente che dà l'Oscar, avete lasciato fuori tanti film. 342-00-00700, ne sentiamo un paio, sentite, vai. Zazadu Trio, chi non si ricorda di Essi Vivono? Morale della favola, un film horror che fa ridere, perché si trasformano tutti in di zombie visibili con degli occhiali 3D, insomma una cagata pazzesca. Buona giornata la Giulia Falcone. Vabbè, anni 80 anni pieno 80. Mi pare, ma proprio scusami, film ma di, tipo Essi Men in Black, vivono. Essi Vivono, non Lessi Vivono, cioè era più bello il carrera dei Lessi, ti li aspetti morti e prendi, invece ti attacca. Però io voglio grande chiarezza su questo argomento, nel senso, alcuni film sono demenziali, quindi non è che li devi trattare poi come capolavori. Demenziali vengono demenziali, ci sono film invece vogliono avere quell'area, quell'idea di capolavoro, invece, e sono demenziali. Guarda, non lo so, sentiamo il prossimo, in che categoria rientra, vai. Ehi Trio, ma come dimenticare Sharknado? Ma come ha fatto a non vincere gli Oscar per gli effetti speciali? Cioè c'era il tipo nel tornado con gli squali che con una motosega provava a tranciarli in due. Come ha fatto non vincere gli Oscar agli effetti speciali? Francesco da Napoli. Francesco, l'Academy è cieca su queste cose. E hanno fatto anche il 2. Ce ne stanno tantissimi. Allora, metti la base tensiva, perché nell'occasione appunto di andare nel cinema ho visto il lancio del prossimo film, che io ho detto è uno scherzo, sta per uscire al cinema King Kong contro Godzilla. No, o meglio, sono è il 2, è già uscito. E l'ho quella anche cagata e mi è piaciuto. Sì. No. è già uscito. Però io pure l'uno l'ho visto. Sì, che sono amici. Adesso sono amici. Cioè, prima erano nemici. Si erano litigati. Sì. Adesso hanno fatto e poi vanno perché scelgono la parte giusta dove stare. Però ribadisco, già King Kong contro Godzilla. Io vi dico un altro film, Independence Day. Il finale di lui che prende a schiaffo l'alieno che ha raso al suolo il mondo, lo prende a schiaffoni. State parlando di film che hanno fatto tutti il 2. Ho capito, ma non è che vuol dire che ha funzionato. Vabbè, ma non è che non è che per forza devi farmi un 2. Guarda, Smith, poi una volta facciamo la puntata anche sulle battute epiche. Vi ricordo Air Force One, Harrison Ford che tira giù il terrorista e gli dice: scendi dal mio aereo, Harrison. Io ti voglio anche tanto, però... bene. Ma che micchia di battuta è, scendi tirandolo giù dal mio aereo, che poi sarebbe in realtà dei contribuenti americani. Bravo, il mio aereo. Infatti, io pago dalla mia poltrona. Ci ho detto no, quello è pagato con i soldi nostri. Con i soldi nostri. Ancora, vai, sentiamo voi. Trio, buongiorno. Buongiorno. Io ogni volta faccio la battuta di Caruso Pascoschi per giustificare il fatto che non mi piace il prosciutto cotto, dicendo che il prosciutto cotto è fascista, per questo non lo mangio. Certo. La gente mi guarda sempre strano. Chiedo come abbia fatto a non vincere un Oscar Caruso Pascoschi. Ciao da Walter. Walter, se lo meritava. Guarda, concludiamo con il povero ragazzo di Como che aveva chiamato, che Stella purtroppo non riesce a recuperare, che ci propone un... È qua. È Patrizio di nuovo. Patrizio con la tizia di sabato. Chi è? Ma non è Patrizio, nessuno. Indichi me per quale motivo. Cioè, una settimana d'assenza e riprendi in mano tutte le brutte abitudini? Non c'è niente. Non c'entro, scusate. Adesso. Però tu sei online, anche se silenzioso, per il nascosto. Il mio telefono è online perché io comunico con la mia collega Laura Stellina a Milano. Devo spiegare cosa sta succedendo a casa, perché magari non l'hanno sentito bene. C'è stato il suono, l'interferenza di un cellulare nei microfoni. E quindi è evidente che qualcuno ha cellulare. Stai bloccando il telefono. No. Tra l'altro ho messo l'accesso con la mia, col mio dito. Non so come così si dice. Quando dormi te lo possiamo salutare. Col dito, col guarda, dito. Ci hai fatto perdere il filo perché volevamo parlare di Chicken Park di Jerry Calà e adesso abbiamo perso il filo. Adesso abbiamo perso il filo.
Le 829, siete all'ascolto di Radio DJ, Dotan Loader, e da domani in regia troveremo Apollo DJ, seguite il suo account Instagram, perché Apollo non ha il cellulare, quindi queste cose non devono accadere. Poi la prima puntata che uno torna, vero Apollo, tu hai il DJ, il... hai il cellulare? Ma scusa, che cos'ha? Che cos'ha in faccia? Ha le cuffie. Finalmente ha le cuffie. E la sciarpetta. Mamma mia. Ringraziamo l'ascoltatore, ora non ricordo il nome, che ha mandato il primo regalo per sarà contento che non ricordi neanche il nome. Il primo. Il primo, bravissimo. L'unico. Primo e unico. Visto che abbiamo parlato con Pollo e di Chicken Park, dobbiamo capirci, ci sono dei film che sono volutamente trash e che quindi, come dire, meritano una menzione, ma perché... Allora, diciamo, Hot Shots, in tanti ce lo stanno segnando. Sì, quello era un film nato apposta. Anche Robin Hood, un eroe in calzamaglia. Top Secret. Pallottola spuntata. Però su Essi Vivono ci tirano le orecchie. Buongiorno ragazzi. Beh, Essi Vivono è un filmone di John Carpenter. Con attore protagonista che non era attore, era un wrestler, Roddy Piper. È un filmone. Che è Nini Brusca. Oscar, effettivamente. Sì. Da Oscar. Altri film da Oscar, prego. Un weekend da bamboccioni. Due. Dove, attenzione, attenzione, Shaquille O'Neal risultava il migliore. E non parlava di pallacanestro. No, pensa che Shaquille migliore. Howard è il destino del mondo. No, sì, quello è papero. Questo l'ho visto, mi è piaciuto. Il paperone alieno. Sì, Howard è bello. Ma per me è un capolavoro, dice Gabriele, ma per gli altri non lo so. Hudson Hawk, il mago del furto. Film commedia su un ladro che ruba pezzi di una macchina di Leonardo da Vinci. Con uno strepitoso Bruce Willis. Strepitoso Bruce Willis. Quindi macchina di Leonardo da Vinci, intesa come macchina vecchia, no? Un'automobile. Sì, sì, è una vecchia macchina progettata. È la prima volta che lo sento. Io pure, prima volta. Lo do a cercare. Davide dice Waterworld con Kevin Costner. Bruttissimo, ma lo amo. Gli è costato la carriera, quasi finita. Rosalba dice: beh, da Duragnana sposerò Simon Le Bon, che era invedibile. Sì, sì. Ma troppo belli, affetto, nessuno l'ha citato. Troppo belli. Che l'hanno visto troppo pochi. Cioè, vi dico solamente che abbiamo cercato la sinossi e c'era scritto: la colonna sonora non è uscita per lo scarso. Cioè, l'hanno stampata, poi c'è scritto: la io andai al cinema a vederlo. Troppo bello! No! Ma veramente? Sì. Per Costantino? No, non ero, stavo guardando di che anno è, del 2005, avevo 15 anni. Per curiosità scientifica, perdona, proprio. Sì, ero curiosa. Io a 15 anni avevo già due figli. Ammazza. Quelli che ti dovevano pesare. Pesare che loro hanno fatto chissà cosa. La Vero dice, qualsiasi film con l'attore che ha un'unica espressione per tutti i suoi film, che sia azione, che sia commedia o drammatico, Nicolas Cage. Non mi toccare Nicolas Cage. Negli ultimi è migliorato tantissimo. È molto migliorato. Ma quale migliorato? Guarda che c'è il talento di Mr. C su Netflix, che è un filmone molto bello. Chiudete la puntata adesso, dice Riccardo. Come non nominare prosciutto con Alba Faria. Giusto. Bravo. Quello non voleva essere no, essere sensuale. E poi piegatura. Allora, Major League, la squadra più scassata della Lega, e ho fatto 4 anni di baseball solo per quello. Mila e Shiro, ho visto il film, 3 anni di volley. Poi ho fatto l'alberghiera dopo aver visto Tom Cruise in Cocktail. Cos'è? Quando ho compiuto 31 anni ancora stavo a casa dai miei, mio padre ha affittato Fight Club nella speranza che mi levassi da casa. Genio. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Stavamo amabilmente parlando di cinema, vedi? Così. Parlando di questi capolavori che ci suggerite. Alle 841 manca solamente un film sulle canzoni travisate, o meglio, un film con colonna sonora solo di canzoni travisate. Beh, però la colonna sonora, la base delle canzoni travisate è un film, The Incredibles, che ha vinto l'Oscar. È vero. E tra l'altro ieri sera, proprio di travisate, Mahmood ospita Che Tempo Che Fa, sul 9, ha citato appunto i gilet pieni di zucchero. E dice che gli è arrivato un cartone di merendine di cileni pieni. Sì, circola il meme anche da molte settimane. Ho detto 9, ho detto 20:20 questa sera riparte Don't Forget Adesso non l'avevi detto. No, ora sì. Meno male che me l'avete detto. Ma noi segniamo tutto, Tornano le canzoni travisate, da chi partiamo, Previ? Partiamo da Justin Timberlake, ce lo segnala Sofia Bertuzzi, Selfish. Nome e cognome.
cognome ci teneva Sofia, è brava, vai. Sofia Bertuzzi, Blind Date, Kali Uchis e Justin Timberlake a cena da McDonald's. E senti, dice Timberlake, tu di cosa ti occupi? Ma il mio canto, mi piace cantare. Ma la mia vera passione è l'irrigazione dell'anguria a goccia, che come tu ben sai è la più indicata grazie alla possibilità di distribuire in modo uniforme i fertilizzanti senza bagnare il frutto. E senza sprecare acqua. E fin qui tutti d'accordo, ma sai cosa ho inventato? Un sistema per monitorare in tempo reale con un'app la salinità dell'acqua. A Timberlake sembra di aver ingoiato una carta assorbente per quanto l'argomento l'ha asciugato proprio totalmente. Allora, ho sviluppato dai, solo per ora una beta, se vuoi ti do il nome. È lunedì, così, dai, arriviamo al punto. Così vai sull'App Store, quando esce, la trovi. E quindi? È un allibito Timberlake, risponde, minchia me la segno. Adesso proprio prendo un appunto. Attento, guarda che arriva quella che stacca dei missili. Di mamma mia. Poi. Allora, a volte l'ispirazione per una storiella carina non mi viene. Ci sono delle travisate che non mi suggeriscono nulla. Cosa ho fatto ieri? Un esperimento. Ah, qual è? Questa storiella è stata scritta da ChatGPT. Dai, dell'intelligenza artificiale. Semplicemente delle istruzioni. Ho detto, scrivimi una storia carina e divertente. Breve, di 800 caratteri. Sull'equivoco tra scotch bevanda e scotch nastro. Però poi hai spoilerato un po', vabbè. No, vabbè. Canzone. Miracle of Sound Open Air, segnalata da Pietro. Sentiamo la storia, sentiamo cosa si è inventata la AI. Che è bruttissimo. Kevin Dunn, Miracle of Sun, decide di organizzare un picnic. Mentre prepara il cesto, sua moglie Marta gli suggerisce di portare uno scotch ghiacciato per rinfrescare tutti gli amici. Insomma, entusiasta, Kevin va in cucina e senza pensarci troppo prende una bottiglia di scotch dal frigo. All'arrivo al parco, i due amici di Kevin, Luca e Marco, stanno già aspettando con entusiasmo. Kevin, orgoglioso della sua scelta, apre il frigo portatile e tira fuori la bottiglia. Tuttavia... sguardi confusi di Luca e Marco che indicano qualcosa che non va. Con una risata nervosa, Kevin capisce l'errore. Aveva portato uno scotch, il nastro isolante. Finita. Tra le risate generali, i tre amici decidono di adattarsi alla situazione. Usano lo scotch adesivo per fissare i tovaglioli, riparano il cestino rotto e creano un gioco improvvisato di lancio dello scotch. Ti giuro. Manca il senso dell'umorismo, ancora abbiamo capito. La giornata si trasforma in un picnic indimenticabile e Kevin conclude con la battuta: lo scotch era nel freezer. The scotch era in the freezer. La travisata è bella, è la storia. La che storia è atroce, ma non mi veniva niente, l'ho fatto. Però lo sai che la rifacciamo la prossima volta. Se volete, una falla una fare. Mi piace tanto perché c'è il termine tuttavia. Tuttavia. Meglio, guarda, più che l'intelligenza artificiale, meglio l'intelligenza del Previ. Prossima. Pippo il Padoan. Pippo il Padoan. Skrillex, Kyoto. C'è troppo poco Skrillex a Radio DJ. Vero. Skrillex e Toby Maguire vanno al ceringhito di Ozuna. Garçon, cosa offre la cena stasera? Le posso consigliare qualcosa fuori menù? Ma certo. Allora, stasera abbiamo maiale alla trichinella, che è un verme parassita intestinale. Bene. Buono. Mi dice, mi scusi, dice Skrillex a Brianino, ma non l'ho già vista nel 93 sui giornali, accusato di avere favorito l'ingresso di alcuni farmaci nel prontuario sanitario dietro compensi e regalie in beni o denaro? Impossibile, nel 93 ero capo scout. Brianino. Vuole che canti i boschi misteriosi di Pietro e Cancelli, gli accenti melodiosi dei nostri lieti canti? No, carità. Beh, basta. Comunque, si serva il materiale alla trichinella. Toby Maguire interviene. Occhio, la trichinellosi provoca dolori muscolari, febbre, fotofobia e morti in alcuni casi. Sì. Ma Skrillex, con la colina già in bocca, non vede l'ora. Risponde: Toby, ehi, io mangio tutto. Io mangio. Parla come Cookie Monster di Sesame Street, quello che mangiava in discoteca. Ragazzi, se continua così, conviene che poi si metta un po' a dieta. Torniamo tra poco con Previ. Odesen, so che non lo conoscete, ma vale la pena. Odesen è segnalato da, dai, diamo anche il titolo. Da Matteo.
disco del 2003 che contiene in realtà una specie di travisata. Ci domandammo varie volte cosa significasse ciccherendo. Che era un comitio fosse lingua, in realtà non dicono neanche così, però noi travisiamo. Allora, ci hai titillato il palato travisabile. Matteo il segnalatore, dicevamo Odesen Bleu Fuchsia. Bleu Fuchsia. Beh, cascata l'altra. È l'altra, lo so, queste. È l'altra, occhio. Succede, nessuno la pesti, per favore. Attenzione, questo è un brano intelligente, sicuramente. È elettronico. E in francese. Sì, esatto, quindi è intelligente. Colonna sonora di quei film, diciamo. Sì, bravo. Quelli che poi volevamo premiare prima. Una bella gli Amélie che non ce l'hanno fatta. Ecco. Asilo La Petite Colle, l'asilo francese. I bambini all'ora della merenda si riuniscono. Si riuniscono all'ora della merenda, tutti intorno. Però basta. Intorno a Odesen. Maestro Odesen, ci racconti un'histoire? C'era una volta un conte tiranno che spadroneggiava sulla sua contea. Sì. Un giorno i contadini dissero al conte: Conte, perché hai deviato l'acqua del torrente? Perché? Ma è chiaro, disse il conte, per alimentare la mia jacuzzi. E noi cosa berremo? Con cosa irrigheremo i nostri campi? Non avete acqua, bevete percolè. Che bello. Ma che gran faccia da culo, dissero i contadini. Peticule. E per questo, da quel momento, fu soprannominato il conte culo. Maestro Desen, non si dicono le parolacce. Ma questa, caro bambino, non è una parolacce, è un dato di fatto storico. No, è una parolacce. Spazientito, il maestro Desen risponde: il conte esistoire, il conte culo. Il conte esistoire, il conte culo. Il conte culo. Il conte les histoires, il conte les culots. Conte culo, attenzione. Andiamo con l'ultima direttamente. L'ultima. Marcello, la Maxima si tenta in nueve. No sirvo parcheso. Mamma mia, che musica che ascoltate, ragazzi. Allora, vedi com'è più popolare, però, rispetto a quell'altra. E parte la gambetta, vamos. La Maxima 79 suona alla festa del Partito Comunista di Marco Rizzo a Monte Prusto. Hanno appena iniziato. Sarà murato di gente. Iniziato con il loro repertorio Salsero, che sale sul palco un militante. Scusate compagni, occorre urgentemente fare il punto sulla lotta per il salario minimo intercategoriale, la riduzione dell'orario lavorativo, il ripristino della scala. Scusa compagni, ma noi dovremmo... Magari si parlasse di questa quelle feste. Ma noi dovremmo suonare, perdona. Mentre l'ordine sembra ristabilito, sale sul palco un altro militante. Compagni, trovo che sia sbagliato incalzare i sovranisti, perché in questo modo ci poniamo sul loro terreno e non in modo alternativo. Compagni, hai ragione, ma dovremmo suonare. Sale un terzo militante. Vorrei avvisarvi che ho lo stand degli indiani cicorioni, c'è la distribuzione della salamella fresca all'aglio di Caderzone. Sul palco è ormai anarchia totale. Tutta la band telefona a Luciano Cianosa lamentandosi e dicendo: todo il mondo che sta in mezzo e noi non si può fa un chezzo. Baffi puro. Ma questo è Filomegna. Tutto il mondo che sta in mezzo. Strepitoso, bravo, bravi segnalatori. Il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde. Sempre più verde. Il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano, zitti non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show, non mi chiedere come sto. Vorrei andare via però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde.
cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Non mi serve una tua, che differenza c'è, non c'è, ma quale cosa mia, ma quale cosa tua, ma quale cosa mia, non c'è da fare, giuro. Mi manca la mia zona, mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. D'alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace, ma il prato è verde, più verde, più verde. Il pezzo bellissimo di Gali, Casa Mia, è stata una puntata che per quello che ci riguarda ci ha divertito tantissimo. Torniamo domani alle 7:30, grazie a tutti, ciao, 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 ciao. Va bene? Bravissimo. A posto, bravi, ciao, che siamo ciao, stati, ciao. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.